Questo programma è offerto da Auto di Carlo, la specie più diffusa sul territorio. Campi di calcio Pippo Troito presso Tennis Park, interamente ristrutturato. Organizzazione tornei under e over sui nuovissimi campi a 5, a 6, a 8 in erba sintetica di ultimissima generazione e sul campo a 11 in sabbia pozzolana. Inoltre scuola tennis con maestro fit nazionale, tornei di tennis amatoriali e federali, campus e team. Tutto succede per l'effetto magico del pallone. Tutta l'attesa, tutta l'emozione dipende dalla palla di cuoio. Playoff, ci siamo. E noi di Teledown, con la redazione al completo, con Tonio Sepa e Fabio Latuchella, abbiamo deciso di presentarvi questa grande sfida, è attesa da tutto il popolo rossonero da tantissimo tempo. Quest'anno le condizioni rispetto al passato sono completamente diverse, ci sono condizioni favorevoli. Lo capiremo nel corso di questa puntata speciale dei playoff che è prodotta dalla nostra redazione. Avete già visto lo stadio Pino Zaccheria che è vuoto, ma immaginatelo domenica sera alle 20:45, pieno. Un colpo d'occhio che sarà senza alcun dubbio straordinario, eccezionale, che non si registrava da tantissimo tempo. Con Tonio entreremo anche nella storia del Foggia Calcio e ricorderemo le grandi emozioni del passato, a cominciare dall'ultima promozione in Serie B, che è datata 4 giugno 1989. Tonio, tu dov'eri? Beh, io ero sicuramente qui allo stadio a seguire le gesta del Foggia e tra l'altro all'epoca mi occupavo anche della diffusione della pubblicità per lo stadio e della lettura delle formazioni, quindi quei nomi mi sono rimasti impressi e credo che siano rimasti impressi anche a tantissima gente che domenica riempirà questi spalti che, giustamente come dicevi tu, saranno praticamente invisibili, si vedranno soltanto tante teste, si parla del tutto esaurito, sold out già a 4 giorni dall'inizio della partita, ma credo che questa sia un'occasione più importante per le nuove leve. Molti della nostra età hanno vissuto già situazioni di questo tipo, anche se il fascino resta sempre tale, soprattutto a distanza di tanti anni, ma quanti ragazzi della classe 90 in su non hanno mai vissuto queste situazioni? Ragazzi che magari per la prima volta vedono e sanno, sono coscienti che la propria squadra può aspirare a lidi davvero importanti come la Serie B. Fabio invece l'89 non lo ricorderà perché aveva pochissimi anni, senza alcun dubbio ricorda un altro momento importante, perché c'è la storia delle promozioni ma c'è anche la storia dei playoff e noi ve la faremo rivivere nel corso di questo numero speciale appunto dei playoff, e l'ultima promozione senza alcun dubbio la ricorderà Fabio. Sì, l'ultima promozione fu un anno incredibile, 2002-2003 fu un anno impressionante perché ricordo un'intervista che rilasciò il portiere dell'Olbia, l'Olbia che a Foggia prese se non erro 4 o 5 reti, il portiere dell'Olbia disse arrivavano da tutte le parti, quella è l'essenza di quello che fu quell'anno, l'ultima promozione del Foggia sul campo, se vogliamo togliere poi naturalmente quello che è stato il ripescaggio dalla Serie D, comunque è stato un anno incredibile, un anno che vide in un Foggia Nocerina più di 20.000 spettatori ed è quello che ci auguriamo insomma possa risuccedere nuovamente, e per fare questo c'è bisogno di superare step by step quelli che sono i prossimi passaggi.
Rivedremo tutto nel corso della serata e allora cominciamo a raccontarvi la storia del pallone foggiano. Cominciamo, Tonio, da un po' di anni fa. È una rincorsa che dura da 18 anni, la Serie B, l'obiettivo di questa tifoseria, di questa squadra, di questa città, da raggiungere probabilmente nelle prossime ore. E questa storia parte da lontano, parte dall'89, se vogliamo, con l'ultima promozione del Foggia in Serie B, quando gli uomini guidati da Caramanno sul neutro di Trapani pareggiarono 1-1 col Palermo, decretando dunque il salto in categoria in Serie B del Foggia. Una giornata storica che iniziò in pratica nel primo pomeriggio e terminò a notte inoltrata quando gli elicotteri sorvolarono lo Zaccheria. La rincorsa ha 18 anni di storia. Cominciò a settembre del 1998, il primo anno di Serie C, con Lorenzo Mancano in panchina, dopo la retrocessione della B che Mimmo Caso e Giovanni Galli non riuscirono ad evitare, dilapidando un patrimonio ereditato dalla famiglia Casillo tramite il tribunale di Porta Capuana. Al Foggia la B manca da 18 anni, una vita, che i rossoneri hanno scritto tra lacrime e povertà sui campi della Lega Pro, finanche tra i dilettanti, dopo aver subito l'umiliante radiazione della mappa calcistica per mancata iscrizione al campionato. Nella storia del Foggia Calcio, Casillo ha scritto la pagina più bella e Casillo ha scritto la pagina più brutta. Sono passati 22 anni dall'ultima partita in Serie A e 18 dall'ultima di Serie B. Sono tanti, derubricati nelle pagine dell'illusione e di un sogno mai avverato. Oggi la B non può sfuggirci. Nel cuore del popolo non c'è posto per un'altra delusione. C'è già quel gol di Rivaldo ad Avellino, playoff del 2007 con la gestione Capobianco, e quella sconfitta a Cremona l'anno successivo con Galderisi in panchina. I playoff divennero un incubo, triste epilogo di campionati falliti per un soffio, ultimi fatali scogli sulla strada dell'approdo mancato. Oggi ancora i playoff dividono il Foggia dalla Serie B, ma oggi è un'altra storia. Cristian Agnelli ricama, Vincenzino Sarno affonda e Pietro Iemmello mitraglia. Tutto al ritmo della sinfonia dezeberniana. C'è un uomo in panchina che forse vuole la B più del Foggia. C'è una società che ha messo gli uomini giusti al posto giusto, c'è l'esplosiva voglia di riscatto e due fratelli al vertice che hanno scalato il successo cambiando i connotati della imprenditoria locale. L'impegno di Franco e Fedele Sannella è una garanzia, è un valore aggiunto. Ci sono tutte le carte in regola per mettere fine alla rincorsa che dura da 18 anni. L'ostacolo è solo l'imponderabilità, quel fattore che non fa del calcio una scienza matematica. L'imponderabilità la vinse Pino Caramanno 27 anni fa. L'ultima conquista della Serie B a Trapani era il 4 giugno del 1989. È il tempo di riviverla, quell'emozione. 1-1 il risultato, un risultato che premia la formazione di Caramanno e premia soprattutto il pubblico. Batte Marsanti direttamente a rete, traversa a tempo scaduto, traversa del Foggia con Marsan, mentre l'arbitro invita ancora i giocatori a proseguire l'azione. Niente da fare, si prosegue con il Palermo in avanti, ancora attimi di sofferenza, Magri spedisce in avanti, attenzione di testa, Ferrante, esce il portiere genovese, perde il pallone e poi blocca, attenzione, reclamano i giocatori del Palermo, triplice fischio dell'arbitro, gentile spettatore. Ero sugli spalti dello stadio di Trapani, ricordo che faceva un gran caldo, c'erano 42 gradi, Casillo fumava come un dannato, Caramanno in panchina stringeva i pugni, 1000 tifosi rossoneri in curva e 40.000 allo stadio Zaccheria, dove rimbalzava la radiocronaca di Peppino Baldassarre. Al grido di Serie B, Serie B, la grande esplosione di gioia. Neanche oggi riesco a descrivere l'emozione del popolo. Quel giorno a Trapani si avverò un sogno dopo 13 anni. Pensate un po' cosa succederebbe oggi, dopo 18 anni di attesa. Succederà, perché non possiamo più aspettare. Dove eri il 4 giugno 89 quando il Foggia tornava da Trapani con la conquista della promozione in Serie B? Ero qui nel campo a sentire la partita, sentivamo tutti il risultato.
proprio per vedere se il Foggia andava in Serie B. Che emozione è stata questa? Io ero piccolo, però già a quei tempi era stata un'emozione bellissima. E che emozione potrebbe essere quella invece da qui a qualche settimana, nel momento in cui praticamente tantissimi giovani tifosi rossoneri non hanno mai vissuto una situazione di questo tipo? A vedere già, come si dice, l'ambiente qui, l'aria che tira, secondo me sarà una cosa bellissima. Ma tu ci credi? Sì, certo che ci credo. Io sono dei tempi, la prima volta che il Foggia è in Serie A con Oronzo Pugliese, il campione 64-65, la famosa partita Foggia-Inter, quelli della mia età, ce l'hanno tutto memorizzato qua. Di certo i playoff non hanno portato fortuna nella storia del Foggia Calcio. In precedenza 5 playoff non sono andati bene per la squadra rossonera. È chiaro però che oggi le condizioni sono diverse soprattutto nella testa dei rossoneri. I rossoneri puntano a vincere questi playoff, partono come una delle squadre favorite, per la prima volta hanno conquistato il secondo posto, il miglior secondo posto, e sicuramente sono playoff molto molto diversi rispetto agli scorsi anni. Rispetto a tutti gli altri anni, i playoff quest'anno sono cambiati, sono diversi. Il Foggia non è mai stato fortunato, questa può essere la volta buona? Lo spero con tutto il cuore, i presupposti ci sono, giocando sempre, passando questo turno e giocando le prossime gare con la gara di ritorno in casa, quindi penso proprio di sì, potrebbe essere la volta buona. Non siamo mai stati fortunati, beh, è cambiata la regola, quindi ci poteva andare meglio a noi quest'anno con il discorso del pareggio, invece è cambiata la regola. Sono diversi perché? Perché vedi entusiasmo? No, perché sono diversi perché c'è un meccanismo diverso, adesso c'è l'opportunità comunque di affrontare squadre diverse anche degli altri gironi. Sì, vabbè, è cambiato lo scenario. Io sono molto, cioè rimango con i piedi per terra perché ho molta paura, poi vedo troppo entusiasmo. Quindi voglio essere pessimista, capito? Voglio essere un po' triste. C'è una squadra che non avresti voluto incontrare? Se siamo la più forte devi vincere sempre, quindi. Però l'Alessandria sembra una squadra organizzata, ma sicuramente poi uscirà fuori una sorpresa con battiamo l'Alessandria e andiamo per gradi. Penso che ce la facciamo, anche se abbiamo una squadra di fronte che è abbastanza rognosa, diciamo. Un ritorno a sognare dopo tanti anni di attesa. Ma io penso che la città lo meriti, anche perché io sono contento di questa situazione del Foggia di Alessio, perché mi riporta indietro degli anni d'oro. Io sono stato sempre un convinto assertore che noi abbiamo avuto tre fasi dirigenziali, quella di Rosarosa, Fesce con Casillo che sono stati grandiosi, e i Sannella che stanno riportando in auge quei fasti lì. E penso che la città in questo momento storico ne abbia un bisogno enorme, anche perché il Foggia merita ben altra visione. Domenica sarai qui allo stadio? No, io non vado più, chiedo scusa al calcio foggiano, io sono l'ultima ruota del carro, ma non vado più, sento per televisione i risultati e sono contentissimo quando il Foggia vince. Ma i sentimenti sono gli stessi? I sentimenti sono gli stessi perché i Sannella, che io non conosco, ma ho degli amici in comune come Lucio Fares e Armandino Russo, mi ricordano i fratelli Casillo, in versione Mignon, ma mi ricordano i fratelli Casillo. Penso che non si offendano se dico così, anzi gli auguro di diventare grandi come lo furono loro. Questa è una bellissima sensazione che ci mancava da parecchio. Siamo fiduciosi, siamo tifosi innanzitutto e siamo fiduciosi, per quanto non dobbiamo nasconderci le insidie di queste partite secche che possono nascondere delle sorprese negative, ma insomma se si gioca al calcio non ce n'è per nessuno. È d'accordo con questo meccanismo dei playoff di mischiare un po' le carte con tutti i gironi insieme? Beh, sicuramente è una carta a favore del Foggia, perché io credo che il Foggia sia capitato nel girone più difficile di tutta la Lega Pro. E poi purtroppo, come ben sappiamo, sarà il campo a destinarci, a dire quello che è la squadra più forte. E c'è una squadra che può competere con il Foggia? Io temo il Lecce.
Il Foggia non è mai stato fortunato nella storia dei playoff. Può essere questo l'anno buono per... Fortunato, sai perché? Perché gli altri anni noi ci siamo qualificati al quarto posto. E purtroppo Avellino, ti ricordi la partita di Avellino? Invece quest'anno è il secondo posto, cioè siamo più avvantaggiati. Dopo la squadra nostra è forte, ci sta un problema. Ecco, ma c'è una squadra che può competere con il Foggia? Beh, io sentendo l'allenatore del Foggia, De Zerbi, ha detto che questo è allo stesso livello nostro, l'Alessandro. Però noi se giochiamo da Foggia non pensiamo a nessuno, ma non esiste proprio, sinceramente non esiste nessuno. Se giochiamo da Foggia, noi questa partita la giochiamo Foggia contro Foggia. Se gioca da Foggia, perché sono 7-8 partite a sta parte che sta giocando proprio a livello del Foggia, l'Alessandro se ne ha dei... Ma quando è stata l'ultima promozione del Foggia Calcio? Beh, 2002-2003 fu l'anno di Pasquale Marino, Roberto De Zerbi era qui su questo campo, su quest'erba, giocava con la maglia numero 10, ha trascinato insieme alle reti di Del Core il Foggia verso il paradiso della C1, che all'epoca era un paradiso, adesso si inseguono altri sogni, ma ritorniamo indietro con la storia e riavvolgiamo il nastro per vedere quello che successe nel 2002-2003. Il Foggia di Pasquale Marino scrisse la storia del club rossonero. Era il 2002-2003 e a Viaggio Berti sognavano il ritorno in C1 già dall'anno prima. Fu proprio il tecnico siciliano, allora sulla panchina del Paternò, a spegnere il sogno, salvo poi accomodarsi sulla panchina del Foggia l'anno dopo. Partenza shock col Ragusa, gara persa 0-1, poi un crescendo di risultati. 71 punti con 21 vittorie, 8 pareggi e sole 5 sconfitte, 60 gol fatti, miglior attacco indiscutibilmente. Nel tridente con Del Core Greco c'era anche Roberto De Zerbi, la luce fu soprannominato così. Da lui partivano tutte le azioni d'attacco, come non ricordare però i primi passi calcistici di Michele Pazienza da San Severo all'Udinese in Serie A. C'era anche l'attuale DS Beppe Di Bari in rosa a fine carriera e il tuttofare Elio Di Toro. Era un grande Foggia che rischierà di vincere il titolo con 5 giornate d'anticipo nella notte stregata col Brindisi. A fine partita sotto la neve e fuori stagione, i rossoneri giocarono la più brutta gara dell'anno. Poi a Roma, con la Lodigiani, lo 0-0 più bello della storia rossonera. Solo tifosi rossoneri al Flaminio, caroselli in città, la squadra fu portata in trionfo al suo ritorno nel capoluogo dauno. Per arrivare a questo obiettivo c'è stata una stagione di mezzo, una stagione costellata da successi ed insuccessi, da periodi positivi e periodi negativi. Andiamo a rivivere tutta la storia del campionato del Foggia Calcio nella sintesi di Fabio Lattuchella. La stagione comincia ad agosto con i rossoneri impegnati dopo anni in Coppa Italia Team. Dopo il successo allo ZAC contro la Lucchese arriva il sentitissimo derby col Bari. Il derby di Puglia non va in scena da 18 anni e l'attesa è tanta. Al 90esimo al San Nicola il Foggia vive il suo primo magic moment con la vittoria, ma soprattutto con il delirio dello stadio Zaccheria alle 2 di notte per accogliere la squadra di ritorno da Bari. Per l'occasione, con lo stadio illuminato a giorno, ci sono circa 2000 sostenitori. Ma il risveglio di un campionato tutto da giocare, a dispetto di chi lo credeva già vinto, arriva a Pagani. Il verdetto è duro, il Foggia stecca la prima, pareggia la gara in casa con il Catanzaro e perde a Benevento. La partenza è da shock, un punto nelle prime 3 partite, solo le penalizzazioni delle altre tengono lontano il Foggia dall'ultimo posto. La prima vittoria arriva alla quarta giornata contro il Melfi, poi quella con il primo Lecce di Asta, tramortito 4-0, ma la vera svolta arriva all'ottava giornata. Contro la Fidelisandria non bastano 93 minuti al Foggia, reduce da 8 gol segnati nelle ultime 2 uscite, per scardinare la difesa dei bianco-blu.
Al 94esimo però un'azione da manuale manda a segno Iemmello per la quinta volta in stagione. Lo Zacche in delirio, una gara che sembrava storta, trova la retta via all'ultimo respiro. L'anno solare 2015 si chiude col botto, il Foggia soffre 85 minuti a Martina Franca, poi Sarno e Iemmello prendono per mano i compagni e regalano la vittoria e il momentaneo primato in classifica. Durerà soltanto un giorno, ma è un ottimo regalo per i tifosi in vista del nuovo anno. Il 2016 però non si apre bene, due pareggi alle prime gare in casa e le tre sconfitte consecutive in trasferta che culminano ad Andria con il disappunto dei tifosi al ritorno del pullman della squadra e il tecnico De Zerbi messo per la prima volta in discussione. La squadra si rifugia fuori città. Poi a Messina la sfortuna condanna ancora la squadra alla sconfitta. Il contatto con la vetta non c'è più. C'è ancora un finale di campionato da giocare però, Iemmello prende per mano la squadra, poker con l'Ischia, le vittorie di Monopoli e Caserta, in casa col Catania e Akragas, la doppia finale di Coppa vinta col Cittadella, fino alla chiusura di Castellammare di Stabia che consegna il miglior secondo posto in assoluto e la certezza di un playoff da vivere, tutto da protagonista. Protagonista indiscusso di questa cavalcata, il bomber del Foggia, il bomber rossonero, Pietro Iemmello, Re Pietro come l'hanno definito i tifosi. 24 i gol in campionato, beh insomma forse qualcuno in più l'avrebbe potuto fare considerando che qualche rigore non l'ha calciato poi in maniera perfetta.
Auto di Carlo, la specie più diffusa sul territorio. Campi di calcio Pippo Troito presso Tennis Park, interamente ristrutturato. Organizzazione tornei under e over sui nuovissimi campi a 5, a 6, a 8 in erba sintetica di ultimissima generazione e sul campo a 11 in sabbia pozzolana. Inoltre scuola tennis con maestro fit nazionale, tornei di tennis amatoriali e federali, campus estivo. Oltre l'allenatore, la squadra che scende in campo, c'è una società, dietro c'è una società, e quando nella società ci sono gli uomini giusti al posto giusto si vince, è scontato. È una delle componenti importanti per tagliare il traguardo di un grande successo. E allora noi siamo andati, abbiamo portato le telecamere negli uffici del Foggia Calcio, dove lavorano uomini e donne per lo stesso obiettivo. Si è creata una famiglia e questa, il contributo di questa grande famiglia del Foggia Calcio risulta determinante per raggiungere appunto traguardi ambiziosi. Vediamo. Per una squadra che va in campo c'è un'altra squadra, quella che abbiamo definito degli invisibili, che fa un lavoro dietro le quinte per preparare la gara della domenica e in questo particolare momento una gara importantissima per i colori rossoneri, i play-off. Germana Di Giulio, ecco, in questo momento credo che sia uno degli argomenti più toccanti per quanto riguarda la tifoseria, la biglietteria. Come sta andando la vendita dei biglietti? Siamo praticamente a sold out, la gara al dito più veloce. Arianna, un lavoro eccezionale quello di queste ultime ore soprattutto, considerando che siete tutti in pratica requisiti, anche, come dire, demansionati, nel senso che adesso vi state occupando dell'organizzazione della partita dei play-off. Infatti in momenti come questi non esistono più mansioni, nel senso incarichi che tengano, ognuno cerca di fare del proprio meglio per supportare la causa, ci aiutiamo, c'è grande collaborazione e in momenti come questi scopriamo di essere ancora di più una famiglia, una grande famiglia. Arianna, il vostro lavoro vi porta necessariamente, naturalmente, a contatto diretto con i calciatori, al di là poi del ruolo che ognuno di voi ha nell'ambito della società. Si creano quindi anche dei rapporti piuttosto particolari con i ragazzi di De Zerbi, no? Sì, ovviamente dei rapporti d'amicizia, anche con le rispettive famiglie, con le mogli con le quali abbiamo un bellissimo rapporto, con i figli che ormai sono diventati un po' anche i miei nipoti, soprattutto i figli di Sarno, che ormai li ho adottati come nipoti, e poi ovviamente con i ragazzi ci si sente continuamente per ciò che riguarda ovviamente l'ambito lavorativo, quindi andiamo anche incontro a quelle che sono le loro esigenze particolari. Infatti se si vede sul mio telefono oggi, praticamente sulla mia chat di WhatsApp, ci sono praticamente solo chat inerenti ai vari calciatori che ovviamente chiedono una serie di informazioni per ciò che riguarda appunto la partita, di come organizzarsi anche per ciò che riguarda la partita di domenica, mi riferisco ai biglietti e agli accrediti a cui loro hanno diritto. I calciatori guardano poco anche al soggetto, chiaro, con Arianna c'è anche un'affinità di età, nel senso che sono molto più vicini ad Arianna che non a me, quindi però insomma sono sempre ragazzi tra i 20 e i 30 anni, quindi la simpatia prevale sempre su tutto. Piuttosto quando siamo nella settimana della gara, a proposito di biglietti e tutto il resto, la domanda, il tormentone che parte dal lunedì e finisce fino a poco prima della partita: quanti biglietti abbiamo venduto? Perché la squadra vorrebbe sempre uno stadio pieno, perché ha imparato a conoscere qual è la potenza dello Zeccheria, e quindi cercano sempre di capire e di sapere se questo stadio si riempie oppure no. Questa volta mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ma ti hanno fatto mai qualche scherzo telefonico che ti ha fatto leggermente arrabbiare? Perché Arianna dice sì, non mi ricordo. Arianna suggerisce sì. Pietro ogni tanto sì. Pietro una sera chiamò lo scorso anno a Roma
Era questo periodo, era con Marcello Quinta agli Internazionali d'Italia, mi chiamò, era credo fosse mezzanotte, mi dice: guarda, sono agli Internazionali d'Italia, c'è un giornalista qui che mi ha chiesto se potevo rilasciare un'intervista, mi ha riconosciuto e quindi volevo chiedere a te, erano mezzanotte e me, volevo chiedere a te il permesso. L'ho mandato, ho detto fai come puntini vuoi, insomma, a questo. Okay. Io personalmente sono molto tranquillo, la squadra credo altrettanto, ma non sono io a dover esprimere questo giudizio, loro non hanno bisogno di aiuti psicologici che provengano dall'esterno, dello spogliatoio. Noi per quanto riguarda la nostra squadra siamo tranquilli, stiamo combattendo, effettivamente stiamo facendo delle grosse battaglie con tanti sacrifici, ma credo che poi i risultati ci premiano. Ecco, che tipo di problemi state avendo in queste ore a proposito dell'organizzazione? Alcun problema, per la verità. Abbiamo solo il tempo che non ci aiuta, ci è nemico, perché comunque le giornate dovrebbero durare 48 anziché 24 ore, per la verità. Abbiamo la fortuna di avere una squadra che collabora dietro le quinte, abbastanza efficace, pronta, preparata, anche se poi all'esterno non si direbbe, perché non abbiamo e non siamo professionisti di altissimo rango, ma ci difendiamo molto bene. Ecco, un generale, come ti sei stato definito dai tuoi colleghi, che rapporto ha con i calciatori? Io sono un generale atipico, nel senso che sono per il 99,9% sempre da questa parte. Evito di valicare quella porta gialla che divide i nostri uffici dallo spogliatoio, perché è giusto che sia così. Massimo rispetto, grande cordialità, grande collaborazione, grande disponibilità. E penso che questo sia poi il risultato positivo, l'abbiamo avuto grazie a questo nostro comportamento. Molta discrezione e rispetto. L'essenza del calcio sono i gol, questa palla che rotola e attraversa la linea di porta e gonfia la rete. Ebbene, il nostro Fabio Rattuchella ha selezionato 7 delle reti più belle di questa stagione del Foggia Calcio. Vediamole. Nel miglior attacco di tutta la Lega Pro non ci sono soltanto le 24 reti di Pietro Iemmello, sono ben 13 i calciatori della Rosa ad essere andati a segno almeno una volta, da rilevare le 9 reti di Sarno, le 6 di Capitan Agnelli, le 4 di Mazza, 3 di Chirico e Floriano, le 2 di Angelo, Arcidiacono, Gerbo e Vacca e le reti singole di Gigliotti, Riverola e Viola. Ecco una piccola classifica delle 7 migliori marcature, escluse naturalmente quelle del bomber di Catanzaro. Al settimo posto la rete di Mazza contro la Casertana, alla 13ª giornata lo spagnolo lascia partire un tiro perfetto per potenza e precisione. Al sesto posto la girata di Gerbo che stende il Messina, stop in area, alzata di ginocchio e girata no look in pieno stile centravanti. In quinta posizione il tiro a giro di Riverola sul secondo palo contro l'Acragas, un tiro incredibile in un momento delicato della partita, confermano la scelta azzeccata di De Zerbi. Al quarto posto la perla di Sarno su punizione contro il Benevento, da quella posizione il numero 10 rossonero è implacabile. Al terzo posto l'azione strepitosa che manda a segno Chirico, l'ex Lecce apre l'azione, l'assist di Sarno e il vero di Agnelli proseguono, finta e tiro del nuovo arrivato in casa rossonera per la conclusione, tutta la sua classe e il suo estro sono rappresentati qui. In seconda posizione l'insolito Angelo, uniche 2 reti della stagione alla Lupa Castelli, e che reti, bellissima la prima, stupenda questa. In vetta non poteva che esserci il capitano, Cristian Agnelli, col Catania riceve palla alla tre quarti, stop a seguire, pallonetto preciso, gol di altra categoria. We'll be right back.
Auto di Carlo, la specie più diffusa sul territorio. Campi di calcio Pippo Troito presso Tennis Park, interamente ristrutturato. Organizzazione tornei under e over sui nuovissimi campi a 5, a 6, a 8 in erba sintetica di ultimissima generazione e sul campo a 11 in sabbia pozzolana. Inoltre scuola tennis con maestro fit nazionale, tornei di tennis amatoriali e federali, campus e team. Nel corso della trasmissione avete visto anche la cosiddetta squadra invisibile, cioè tutti quegli uomini che, e donne che lavorano dietro le quinte e che contribuiscono naturalmente alla causa rossonera. Beh, c'è un'altra persona che è invisibile, ma questa persona che è qui accanto a me e che è Massimo Curci appartiene allo staff dei dirigenti, fa parte della società, è un socio del Foggia Calcio che adesso sta inseguendo questo sogno della Serie B tanto attesa da Foggia e da tutta la provincia di Foggia. Massimo Curci è un commercialista, è appassionato, prima di tutto è appassionato, tifosissimo del Foggia da una vita, è un apprezzato e affermato commercialista, tant'è che cura gli interessi di aziende sparse in tutta Italia, ma c'è la passione del Foggia e allora quando uno è innamorato del Foggia si impegna in prima persona e dunque fa parte della società insieme a Peppe Tiso ed insieme ai fratelli Sannella e insieme a Luca Leccese. Tutto nasce naturalmente per passione, vero? Sì, sì, io sono sempre stato tifoso del Foggia, quindi ho questa passione per il Foggia Calcio, amo il Foggia e questo è già dall'anno scorso che anche se non ero un socio del Foggia Calcio seguivo il Foggia in trasferta ed ero molto amico dei giocatori, eravamo una bella famiglia anche se diciamo non facevo parte direttamente di questa quindi di quella ha società. Un bel rapporto con i calciatori, bellissimo con tutti. Forse anche questo è un segreto del successo, perché comunque gli obiettivi stanno per essere centrati. Ma guarda Tiglio, io devo dire la verità, la nostra società il Foggia Calcio siamo una bella famiglia, a cominciare dai Sannella, da Pino Tiso, Luca, io e anche Lucio Fares, che è una persona per bene, sinceramente molto graziosa. Possiamo dire, fa la parte sua, eh? Si fa la parte sua. Siamo una bella famiglia, andiamo d'accordo tutti e quindi non c'è mai stato uno screzio tra noi e noi abbiamo fatto l'impossibile per questa città e per questi ragazzi, che sono dei ragazzi meravigliosi che si sono sempre impegnati durante l'anno, a iniziare anche da De Zerbi, perché per me e anche per tutta la società è uno dei migliori allenatori che sta tra la Lega Pro e la Serie B. Anche se c'è stato un momento in cui avete ipotizzato di mandarlo via, no? Quel pomeriggio e quella sera, lunghissima notte, per poi arrivare alla riconferma condivisa da tutti il giorno dopo. Sì, ma non c'è mai stato l'intenzione di mandare via De Zerbi. Guarda, allora io posso dire che noi amiamo Roberto De Zerbi, ma tutti. Allora, quando tu ami una persona e qualche volta qualcosa va male, c'è questo screzio che si può creare, ma non c'è mai stata nessuna intenzione di mandare via Roberto De Zerbi. Guarda, torno a ripetere, dai Sannella a Pino, a Luca, a me e a Lucio. Adesso c'è questa grande attesa ed è giusto che sia così, perché questa voglia di successo, di Serie B, si percepisce in ogni angolo della città. È un evento, no? È già successo nel passato, ma questa volta è davvero dominante questo sentimento di tutto il popolo foggiano. Ma dobbiamo prefigurare anche il futuro e ipotizzare tutto praticamente, indipendentemente ecco, dal risultato di questa competizione dei play-off. L'impegno di questa società non viene scalfito, rimane intatto? No, l'impegno della società, torno a ripetere, noi siamo una società perfetta, scusa lo dico così, però noi anche se le cose andranno male, facciamo gli scongiuri, la società rimane sempre intatta, andremo avanti perché la nostra intenzione è quella di portare Foggia prima di tutto in Serie B,
poi col passare del tempo sogniamo tutti la Serie A addirittura, come già in qualche intervista non l'hanno fatta i fratelli Sannella, che volevano arrivare, che vogliamo tutti arrivare in Serie A, questo è il nostro sogno. Quindi facciamo un passo alla volta, adesso superiamo la partita di domenica, poi pian piano. Certo, non c'è assolutamente gelosia tra di voi? Mai stata gelosia tra di noi, almeno io voglio bene a tutti i 4-5 soci, quindi loro mi vogliono tutti quanti bene, quindi non vedo gelosia tra loro, non penso neanche. Addirittura Pino Tiso ogni volta che va in trasmissione mi saluta sempre, quindi gli do un bacio a Pino. Sì. Perché poi lui è stato il principale artefice, cioè è stato lui che vi ha messo insieme, no? Sì. Per questa svolta a livello societario. Sì, Pino e Luca insieme sono stati fautori di creare questa società. Io, a me, chi diciamo mi ha invogliato è stato Beppe Di Bari e De Zerbi, che mi invogliavano entrare in questa società. Poi mi hanno presentato sia Tiso che Leccese, poi abbiamo incontrato Isannella e roba del genere, abbiamo fatto questo bel gruppo, insomma. Hai un grande rapporto con i calciatori, la maggior parte dei calciatori. È vero che si organizzano cene inebrianti, ecco, nelle tue proprietà? Ecco. Beh, questo succedeva molto spesso l'anno scorso, quest'anno diciamo per mancanza di tempo, l'altro insomma, impegni sono stati, è stato molto di meno, però l'anno scorso sì, ci siamo molto ma molto divertiti con tutti quanti, con De Zerbi cantante pure qualche volta. Canta? Anche con De Zerbi. Ma napoletano canta? No, bresciano. E nel calcio tutto si fa per soddisfare questa grande attesa dei tifosi, perché se non ci sono i tifosi sugli spalti, non c'è senso di questa pratica pallonara che coinvolge tutti. E domenica alle 20:45 ci saranno 17.000 spettatori sugli spalti. Voi la risposta del pubblico l'avete avuta, eh? Il tifoso foggiano è un tifoso grande, io lo metto alla pari di quello napoletano e romano, noi siamo grandi come tifoserie. Voglio soltanto dirti questo, Attilio, io ho molti clienti in tutto il nord, no? E molti mi fanno sms, addirittura mi hanno chiesto i biglietti per venire a vedere il Foggia, cioè parliamo non di foggiani, ma parliamo di persone che vivono al nord e sono del nord, Firenze, Verona, Milano, Torino, si sono appassionati a vedere il Foggia. Tutte le domeniche, i sabati, sabato, quindi vedevano le partite del Foggia su... Figuriamoci domenica quanti ne arriveranno allo stadio, no? Ne arriveranno almeno 50, 100, 150 vengono da fuori per vedere il Foggia, si sono appassionati a vedere il Foggia. Il calcio è un gioco, no? È il gioco più bello del mondo, ma muove anche una quantità industriale di denaro. Questo giochetto quanto è costato finora? Attilio, questo siamo intorno ai 6,5-7 milioni di euro. Attilio, le cifre sono quelle, torno a ripetere, noi siamo una delle società più sane tra la Lega Pro e la Serie B, sane e serie soprattutto. Noi abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo e lo continueremo a fare finché questa società dura e durerà per sempre, io spero. Il nostro dovere l'abbiamo fatto, torno a ripetere, fino in fondo, e io sono convinto che i nostri sacrifici e insieme a quello dei giocatori, a tutto lo staff tecnico, l'allenatore, robe del genere, vedremo i frutti. Io non voglio dire dove arriveremo, ma vedremo i frutti, perché abbiamo fatto tanti sacrifici. Certo. Tutti. Qual è la persona che più delle altre, ecco, ti ha convinto a sposare questa causa del Foggia? Allora io devo fare dei nomi, è stato sia Di Bari che anche Diego Valente Diego Valente, l'amico Diego anche Valente. Lui ha una passione straordinaria. Sono dei ragazzi che piangono per il Foggia. Piangono. Però devo dire, anche noi soci, guarda, io vedo la sofferenza dei miei colleghi di questo viaggio, sia dei Sannella che di Tiso che di Luca, di Lucio, soffriamo allo stadio. Per noi questo è una cosa importantissima, è come un nostro figlio.
Li vogliamo bene e vogliamo portarlo in alto. Cioè, a volte noi tralasciamo il nostro lavoro, credetemi, per pensare solo al Foggia. Noi la notte non vediamo l'ora che arrivi domenica, guarda, per fare questi passi una alla volta, pensiamo solo ed esclusivamente a questo. Non è mai capitata una cosa del genere. Oggi siamo qui e la città sogna un grandissimo campionato, la fine di un grandissimo campionato e la promozione in Serie B, ma non dimentichiamoci che qualche anno fa questa società ripartì dai bassi fondi della Serie D. Questo sogno partì da quello che era il sogno di allora, riportare il Foggia ai fasti di un tempo. E allora vediamo insieme da dove parte questo sogno rossonero. La croce del Foggia Calcio finì sulle spalle del sindaco Gianni Mongelli nel giugno del 2012. Giugno di 4 anni fa fu il crocevia della storia rossonera. La vecchia proprietà, facente riferimento alla famiglia Casillo, non aveva più soldi per iscrivere la squadra al campionato. Il Foggia era sul confine del baratro. Per non essere cancellato dalla mappa calcistica italiana bisognava raccogliere 300.000 euro e ricominciare dalla Serie D. Con i tempi che correvano, era un'impresa. E un'impresa fu quella di un gruppo di appassionati ed imprenditori di piccola taglia, guidati da Bellisario Masi. L'ispettore dell'ufficio del lavoro setacciò la città, respingendo gli avvoltoi. Accanto a Sario Masi, Angelo Mascello, il capo dell'ufficio di gabinetto del comune di Foggia. Mascello, insieme alla moglie, anche sotto l'ombrellone, passava la giornata al telefono per coinvolgere amici imprenditori. Insieme al sindaco Mongelli arrivarono a due passi dal traguardo. Mancavano 100.000 euro per salvare la storia del Foggia. Mongelli bussò alla porta del Gotha della imprenditoria foggiana. Ottenne solo spiccioli. Il traguardo era ancora lontano. Fino a quando arrivò l'atto d'amore della famiglia Locampo e del milanese Davide Pelusi. La prima a fare salti di gioia fu la moglie di Angelo Mascello. Poi Sario Masi, Roberto Annerelli, Lino Calangione e Pippo Severo si misero in macchina, divorarono i chilometri sull'autostrada del sole e riuscirono in extremis a depositare l'assegno di 300.000 euro negli uffici della Lega Dilettanti a Roma. La storia del Foggia era salva. La rinascita cominciò dal basso, dalla Serie D, e ricominciò all'insegna della foggianità. Ci misero il cuore Pasquale Padalino, Beppe Di Bari e un gruppo di calciatori foggiani pilotati da Cristian Agnelli, al quale diedero subito i gradi del capitano. Cominciò un'altra storia, tra miseria e povertà, ma ricca d'amore, di passione, di sacrifici e di successi, fino alla svolta societaria con l'ingresso dei fratelli Sannella, Beppe Tiso, Luca Leccese e Massimo Curci. Un'altra storia, senza traguardi proibiti. Dico Valente, quando una squadra va in campo e vince, spesso non si parla di quello che c'è dietro a questa squadra, quindi di una squadra invisibile che lavora e che cerca di tessere un po' le fila di quello che poi succede in campo. Beh, quando si perde tutti quanti insieme, quando si vince, vinciamo tutti. Poi ci sono i protagonisti che vanno sul campo e noi che siamo dietro siamo più contenti di loro che vincono, perché evidentemente abbiamo lavorato bene. Io credo che il successo di questa squadra, il gruppo, la famiglia, siamo tutti uniti, il problema di ognuno, di uno e di tutti. E mi va di ringraziare soprattutto la società, il mister De Zerbi, ma soprattutto Peppe Di Bari, che è stato l'artefice di tutto questo, perché per quanto mi riguarda, perché lui è stato il direttore che mi ha scelto, lui mi ha portato dalla Serie D e insieme abbiamo costruito anno dopo anno quello che stiamo per vivere fino al 12 giugno. Il gruppo è straordinario, i ragazzi sono straordinari perché mi vogliono bene come un fratello maggiore, il tecnico De Zerbi è un fratello per me, e il direttore sportivo è un fratello per me, quindi per me sono molto importanti tutti quanti e devo ringraziare la società che mi ha messo nelle condizioni di fare l'hobby più bello che potessi fare della mia vita, perché è quello che ho sempre sognato. Ecco, raccontaci un aneddoto con il direttore, con il tecnico. Di aneddoti ce ne sono tanti, perché ogni settimana, parlo per quanto riguarda i ragazzi, hanno un gesto
di affetto nei miei confronti e fanno a gara chi deve venire da me quando fanno gol. Quello è uno degli aneddoti, ma poi ce ne sono tantissimi. Io non posso dimenticare le lacrime versate quando abbiamo vinto la Coppa Italia, non posso dimenticare le lacrime dopo tante vittorie. Questo significa che tutti quanti hanno un cuore, tutti quanti hanno un sentimento e speriamo di piangere ancora. Ecco, qual è il compito principale nel tuo ruolo di team manager? È quello comunque di tenere un po' a bada un po' tutti questi ragazzotti che abbiamo visto sono molto molto vivaci. Fossero solo i ragazzotti da tenere a bada, non è niente, perché a volte devi tenere a bada il direttore sportivo, a volte devi tenere a bada l'allenatore De Zerbi, a volte devi tenere a bada anche la società, tutti devi tenere a bada. Compreso me stesso, perché io poi alla fine sono peggio di loro a livello caratteriale, io sono peggio di loro, sono molto istintivo, ma alla fine ho il cuore che poi mi calma e cerco di essere un mediatore di tutti questi. Ed è semplice con un tecnico così istintivo? È semplice sì, perché lui mi rispetta tanto, quindi chi non mi rispetta è il patron Franco Sannella, che ogni tanto mi viene a stuzzicare, però lui mi vuole bene insieme al fratello Fedele, insieme a Luca Leccese, insieme a Massimo Curci, insieme a Tiso. Tutti quanti mi vogliono bene, evidentemente mi comporto bene. Nella presentazione della partita di calcio, beh, non può mancare di capire anche lo spessore dell'avversario, che in questo caso è l'Alessandria, che ha già disputato la competizione della Coppa Italia e si è confrontata con squadre blasonate di categoria superiore ed ha raggiunto un ottimo risultato. Certamente non ha vinto la Coppa Italia, ma comunque è una squadra costruita per raggiungere traguardi importanti. L'Alessandria. Dopo la performance incredibile in Coppa Italia, sconfitta soltanto in semifinale dal Milan, dopo aver eliminato Provercelli, Spezia, Genoa e Palermo, in molti pensavano che l'Alessandria potesse fare un sol boccone del campionato, ma non aveva fatto i conti con la realtà di una stagione lunga e con il Cittadella che, di fatto, l'ha dominata. Le ultime gare non brillanti hanno relegato i grigi al quarto posto, non consentendogli di concludere in una posizione consona alle aspettative, con qualche cruccio da parte dei tifosi. Resta quella di Gregucci un'ottima squadra, molti di più i punti di forza rispetto alle debolezze. Partiamo proprio dal tecnico di San Giorgio Ionico, allenatore preparato che Roberto Mancini volle con sé al Manchester City. Dopo le parentesi sfortunate in Serie A e B, trova la sua dimensione in Lega Pro. Guidò la Salernitana fino agli spareggi playoff, ma perse al primo turno, e lo scorso anno portò la Casertana fino al secondo posto, salvo poi essere esonerato nonostante il buon piazzamento. Ad inizio stagione è tornato all'Alessandria, dove aveva giocato ben 4 anni da calciatore a cavallo degli anni 80. Attacco da 47 gol fatti e difesa da 31 subiti, sicuramente in linea con la posizione raggiunta, ma non certamente un'eccellenza. La bocca da fuoco maggiormente affamata in attacco risponde al nome di Riccardo Bocalon, 27 anni, veneziano di nascita, cresciuto nelle giovanili di Treviso e Inter, capace di segnare 14 gol quest'anno e 53 nelle ultime 3 stagioni tra Venezia, Prato e appunto Alessandria. Dietro di lui a livello realizzativo ben poco, e questo è un fattore negativo. Marconi ha siglato 5 reti e Mezzavilla, un centrocampista, 4. In attacco figurano anche l'ex Torino, Chievo e Verona, Antimo Junco e Manuel Fischnaller. Bene in difesa con l'ex beneventano Celia, l'uruguaiano Sosa, Sabato, Guerriera e Sirri. In porta il giovane Vannucchi ha giocato più volte rispetto all'esperto Nordi. A centrocampo ottimi elementi come Nicco, il nipote dell'ex presidente della Juventus, Filippo Boniperti, Matteo Loviso, 199 presenze tra Serie A e B con le maglie di Bologna, Torino, Lecce, Livorno, Crotone e Ascoli. Ma i riflettori saranno sicuramente puntati sul foggiano di nascita Ferdinando Vito Francesco. Alessandrino da 2 anni, precedentemente ha giocato 3 stagioni in B tra Cittadella e Grosseto. Calcisticamente non è mai stato più a sud di Perugia, dove ha giocato nel 2013-2014. Per lui sarà un derby, chissà se gli tremeranno le gambe all'uscita dal sottopassaggio. Beppe Di Bari, come sta la squadra? Beh, carica. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che ci saranno da fare questi playoff e penso che sia un traguardo importante per loro.
traguardo che ci aspettavamo fin dall'inizio, l'abbiamo raggiunto, poteva forse andare in maniera diversa, ma è andata in questa maniera, e quindi dobbiamo cercare di arrivare fino alla fine. La scelta di questo ritiro a Manfredonia? È da un po' di settimane che stiamo facendo il ritiro qui a Manfredonia, e i ragazzi stanno trovando bene la giusta tranquillità, quella che serve per poi scendere in campo carichi al punto giusto. Hai parlato in questi giorni con il tecnico su qualche cambio nella formazione, su qualche piccolo dettaglio? Ma no, con il mister ci si confronta spesso, ma non mi sono mai permesso di dirgli mai nulla, anche perché è abbastanza in gamba e preparato, e poi non sarebbe neanche giusto. Un confronto fa piacere, perché comunque ti rende partecipe delle sue scelte, o comunque di quelle che possono essere le proprie idee. Invece lui come sta? A Castellammare di Stabia ha utilizzato ancora qualche piccolo tono di rammarico per quanto successo nei mesi scorsi. Lui ha detto: capito, ho imparato a capire cosa succede, quando succede qualcosa, insomma, quello che poi ti regala la piazza. Ma lui è uno che vive sempre a 360 gradi, vive con tanta voglia tutto quello che fa. Ma è giusto che sia così. Se non dimentichiamo, se vado indietro e vado a pensare alla sua prima conferenza, ti rendi conto come lui si sia presentato carico al punto giusto, e tutto quello che lui disse in quella conferenza alla fine si è verificato, e questo è un qualcosa di positivo per lui. Poi è giovane, ha 36 anni, ma ha tutta una vita davanti a sé, e potrà solo che crescere. Allora, Beppe, se andiamo un po' indietro con i playoff, il Foggia non è mai stato fortunato. Questa volta comunque i playoff sono diversi. Però se torniamo agli ultimi dettagli, quindi campionati vinti, anche comunque con un ripescaggio, il campionato vinto nei primi 9 qualche anno fa, oppure all'ultimo campionato vinto davvero sul campo, quello con De Zerbi e Di Bari in campo. Se può essere di buon auspicio, me lo auguro di poter raggiungere un prestigioso obiettivo, quell'obiettivo che raggiunsi con lui nel 2002-2003, che fu l'unico campionato vinto da me, ma è il primo vinto da lui, il primo di una lunga serie, visto che ne ha 25 di campionati. Che sia di buon auspicio, quindi mi auguro che si possa chiudere nel migliore dei modi. Per ora non diciamo nulla, pensiamo a domenica, partita tosta, partita dura, e dove ci faremo trovare duri al punto giusto. Capitoli infortunati? Recupero di qualcuno? Capitoli infortunati, c'è sempre un po' da soffrire da questo punto di vista, però questa squadra anche in questi momenti, maggiormente in questi momenti, con la mancanza di qualche giocatore per infortunio, ha sempre comunque tirato il meglio di sé. Mi auguro che lo faccia anche in questa occasione. Auto di Carlo, la specie più diffusa sul territorio. Campi di calcio Pippo Troito presso Tennis Park, interamente ristrutturato. Organizzazione tornei under e over sui nuovissimi campi a 5, a 6, a 8 in erba sintetica di ultimissima generazione e sul campo a 11 in sabbia pozzolana. Inoltre scuola tennis con maestro fit nazionale, tornei di tennis amatoriali e federali, campus estivo. Ci siamo giunti dunque a poche ore dall'attesissimo incontro Foggia-Alessandria, ripeto, 20:45 domenica, in questo stadio, lo stadio Pino Zaccheria. Le ultime notizie da casa rossonera, praticamente dal ritiro dal quartier generale che è stato istituito a Manfredonia.
Tegola sul Foggia, l'ennesima che arriva dall'infermeria. L'ultima ora in casa rossonera non è delle migliori, si fa male Gigliotti e lascia il Foggia nei guai. Già fuori De Giosa con il suo recupero sperato fino alla fine dal tecnico De Zerbi, ma ancora in valutazione. Forse il tecnico bresciano dovrà rivedere i suoi piani e forse non giocherà con la difesa a tre. O invece la riproporrà con Di Chiara adattato insieme a Loiaco Neccoletti, difficile però senza difensori titolari. Così, con la difesa a tre, Vacca e Agnelli sarebbero nella linea mediana e loro sono intoccabili, con Gerbo a destra e Chirico a sinistra. Con la difesa a quattro, invece, Gerbo sarebbe adattato al ruolo di terzino destro, con Di Chiara a sinistra, Loiaco e Coletti centrali. A quel punto, a centrocampo, insieme a Vacca e Agnelli, potrebbe rivedersi il recuperato Riverola. Come detto, Gerbo dovrebbe giocare sulla destra a centrocampo a 4 o come terzino al posto di Angelo, perché il brasiliano non ha ancora recuperato del tutto e si attendono ultime valutazioni mediche prima di decidere se mandarlo in campo o meno. In attacco Sarno è certo del suo posto, così come l'intoccabile Iemmello, 24 reti nella stagione regolare. L'altro posto, l'esterno sinistro d'attacco, lo si sceglierà tra lo spagnolo Sainz Mazza e Floriano. In rampa di lancio anche Chirico e Arcidiacono. Il primo potrebbe anche adattarsi in un ruolo d'esterno di centrocampo, oltre che in uno di quelli in attacco. Da centrocampo in su il tecnico può contare su ottimi giocatori, sulla qualità. In difesa c'è vera e propria emergenza e il tecnico adesso ha gravissimi problemi di formazione. In città però l'entusiasmo non si placa, i biglietti sono ormai terminati, sold out, ci saranno 17.000 spettatori allo stadio Pino Zaccheria per questo Foggia-Alessandria, aspettato da tutti, così come aspettata la promozione in Serie B. E questo sarà il primo passo per arrivarci. Vi abbiamo presentato il numero zero di quello che ci auguriamo invece diventi un sequel, un serial, vale a dire altri quattro appuntamenti per centrare l'obiettivo che tutti quanti aspettiamo da ben 18 anni. È giusto continuare a sognare, è giusto tutto l'entusiasmo che si è creato in questo pre-gara tra Foggia e Alessandria. Adesso è il momento di ritornare qui sulla terra e di scendere in campo e di vedere questo Foggia-Alessandria e di augurarci, come dicevamo prima appunto, di continuare con questa nostra trasmissione playoff per presentarvi magari il prossimo turno. Avete seguito playoff, l'attesa di Foggia-Alessandria, noi l'abbiamo raccontata così. Se la trasmissione è piaciuta, basta un cenno.